Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, secondo canto, quinto capitolo, verso e numero 15. Narayana Paraveda, Narayana Paraveda, Deva Narayana Gaja, Deva Narayana Gaja, Narayana Paraloka, Narayana Paramaka, Narayana Paramaka, Narayana Paraveda, Narayana Paraveda, Deva Narayana Gaja, Deva Narayana Gaja, Narayana Paraloka, Narayana Paraloka, Narayana Paramaka, Narayana Paramaka. Devote. Il Signore Supremo, Param, è la causa e il fine di Veda, conoscenza, Deva, gli esseri celesti, Narayana, il Signore Supremo, Angaja, mani che assistono. Narayana, la persona suprema, Param, nell'interesse di Loka, i pianeti. Narayana, il Signore Supremo, Param, al solo fine di soddisfarlo, Maka, tutti i sacrifici. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Gli scritti vedici hanno origine dal Signore Supremo e servono a conoscerlo. Gli esseri celesti hanno il compito di servirlo come parti del suo corpo. I pianeti esistono solo per lui e i sacrifici sono compiuti solo per soddisfarlo. Ripetiamo insieme, gli scritti vedici hanno origine dal Signore Supremo e servono a conoscerlo. Gli esseri celesti hanno il compito di servirlo come parti del suo corpo. I pianeti esistono solo per lui e i sacrifici sono compiuti solo per soddisfarlo. Spiegazione.
I Vedanta Sutra insegnano che il Signore Supremo è Shastra Yonitvat, l'autore di tutte le scritture rivelate, e le scritture servono a conoscerlo. La parola Veda indica la conoscenza che conduce al Signore. I Veda hanno dunque lo scopo di risvegliare nell'anima condizionata la sua coscienza spirituale, assopita nell'oblio, e ogni scritto che non sia destinato a risvegliare la coscienza di Dio è rifiutato dai devoti detti Narayana Para. Le opere ingannatrici che non trattano di Narayana non possono darci alcuna vera conoscenza, ma sono come quei luoghi squallidi dove si riuniscono i corvi, avidi della spazzatura di questo mondo. Ogni libro che voglia insegnare qualcosa, sia nel campo della scienza sia in quello delle arti, deve portare alla conoscenza di Narayana, altrimenti deve essere rifiutato. Questo è il modo di progredire nella conoscenza. Narayana è Dio, l'oggetto supremo di adorazione. Il culto offerto agli esseri celesti è subordinato all'adorazione di Narayana, perché essi lo servono come funzionari nella gestione dell'universo. Come si rispettano i ministri dello Stato per la loro relazione col capo di Stato, gli esseri celesti sono venerati per il loro legame col Signore. Se non è in funzione di questa relazione col Signore, l'adorazione degli esseri celesti è illecita, avidi purvakam, così come è anormale innaffiare le foglie e i rami di un albero senza innaffiarne la radice. Gli esseri celesti dipendono dunque da Narayana. I diversi pianeti o loka hanno qualche attrattiva perché la varietà di vita e i piaceri che offrono rappresentano in parte il mondo Sacchidananda Vigraha. Tutti aspirano a un'esistenza eterna, piena di conoscenza e di felicità. Nell'universo materiale l'uomo accede progressivamente a questa esistenza man mano che si eleva verso i pianeti superiori, ma una volta raggiunti questi pianeti desidererà continuare a progredire sulla via che porta a Dio. La longevità, il piacere e la conoscenza aumentano man mano che ci si eleva verso pianeti più alti. Così l'uomo può aumentare la durata della sua vita fino a vivere centinaia di migliaia di anni su alcuni pianeti, ma non potrà mai vivere in eterno. Tuttavia, chi raggiunge il più alto pianeta dell'universo, quello di Brahma, può aspirare ai pianeti del mondo spirituale, dove la vita è eterna. Il passaggio graduale da un pianeta all'altro culmina dunque nel pianeta supremo del Signore, Madhama, dove la vita è eterna, piena di conoscenza e di felicità. Tutti i sacrifici hanno lo scopo di soddisfare Narayana.
con la prospettiva di raggiungerlo. E il migliore di tutti i sacrifici è il Sankirtan Yajna, raccomandato per l'età di Kali. Sul Sankirtan Yajna si basa il servizio devozionale dei devoti detti Narayana Para. Ripeto la traduzione: gli scritti vedici hanno origine dal Signore Supremo e servono a conoscerlo. Gli esseri celesti hanno il compito di servirlo come parti del suo corpo. I pianeti esistono solo per lui e i sacrifici sono compiuti solo per soddisfarlo. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitam Tan Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamascha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Allora vediamo che Brahma prosegue i suoi insegnamenti a Narada Muni e in questo verso dice Narayana Paraveda e Narayana significa Nara vuol dire persona, Ayana che dà rifugio, Narayana vuol dire il rifugio supremo. È colui che dà rifugio a tutti gli esseri. Infatti sappiamo che Karna Dakshay Vishnu è il Narayana dal quale emanano tutti gli universi. Ad ogni espirazione, ad ogni sua espirazione, dai pori della sua pelle emanano una quantità infinita di universi. E pensiamo che in ogni universo c'è una quantità infinita di pianeti. Quindi, e in ogni pianeta c'è una quantità infinita di esseri viventi. E da ogni poro della sua pelle emana un universo. Quindi immaginiamo che quantità incredibile. E poi ad ogni inspirazione tutti i pianeti vengono riassorbiti in Narayana, anche perché è il rifugio di tutti gli esseri viventi. Quindi noi in questo momento siamo su questo pianeta Terra e stiamo cercando la nostra origine, perché fino a che uno non trova la sua origine non si sente appagato. Lo vediamo anche anche gli animali, quando sono piccolini hanno bisogno, anche un gattino ha bisogno della mamma, anche un cagnolino ha bisogno del rifugio, no? Della sua origine. Quindi
un essere vivente che non è cosciente della propria origine è perso in questo universo. Allora, in questo verso, Brahma dice Narayana Paraveda. Lo scopo, la conoscenza emana da Narayana e lo scopo della conoscenza è raggiungere Narayana. Ecco perché è importante essere assorti in questa conoscenza e nutrirci di questa conoscenza, tanto quanto noi abbiamo bisogno tutti i giorni di una dose di carboidrati, di vitamine, di oligoelementi, di proteine, di micro e macronutrienti per stare bene e per sentirci in forma e in salute, così noi abbiamo bisogno di una dose quotidiana di conoscenza, perché la conoscenza ci permette di riunirci, di conoscere la nostra origine, di conoscere noi stessi e di trovare la via che ci permette di riunirci alla nostra origine. Questa è la conoscenza. In realtà, tutta la conoscenza porta alla conoscenza ultima. Come tutte le strade, si dice, tutte le strade portano a Roma, no? Era un detto, perché le strade sono state fatte soprattutto dai romani, quindi è chiaro che partivano da Roma e tutte arrivavano a Roma. Ma anche il sentiero più piccolo porta a una stradina, la stradina porta a una strada provinciale, comunale, che porta a una strada provinciale, che porta a una statale, che porta. Quindi tutte le strade sono importanti. Importante è non finire in un vicolo cieco, perché lì non c'è via d'uscita. Quindi tutta la conoscenza in realtà porta alla conoscenza di Narayana, perché tutta la conoscenza ci spiega il perché delle cose, quindi la causa cioè la conoscenza di un telefono ti spiega come funziona il telefono, ti spiega la causa che mette in moto tutti i meccanismi e ti spiega la funzione di un telefono. Poi è l'utilizzo che se ne fa che può essere cosciente di Dio oppure no, ma la conoscenza in sé è uno strumento e quindi tutta la conoscenza ti fa capire la logica del funzionamento dell'universo e in quel senso porta in ultima analisi alla conoscenza ultima. Il problema della conoscenza è se svia, come dice la Bhagavad Gita, Mayaya Parityagyana. La conoscenza dei duskritina porta a sviare l'anima condizionata e a non farle comprendere qual è la sua origine o addirittura a negare la propria origine. Come c'è questo tizio che adesso ha mandato via internet o no, ha fatto un cartello, l'ha messo da qualche parte, Simesh Prabhu l'ha fotografato. E poi me l'ha mandato e c'è scritto Dio giallo, un cartello giallo che si vede molto bene, la scritta Dio con la maiuscola D, Dio, e una croce bianca sulla D maiuscola e cosa rimane? Io, giusto? E questo è un gioco di parole che si può fare solo in italiano, però il concetto qual è? E sotto un sottotitolo, quindi quello è il titolo, il sottotitolo, senza Dio sto benissimo, una roba del genere, no? Ma il tale non sa di essersi dato la zappa sui piedi. Perché? Ma se stai così bene senza Dio, perché ne parli? Primo. Secondo, come fai ad avere la certezza assoluta di quello che stai dicendo?
La tua è una certezza relativa, no? E poi, terzo, tu ti vuoi mettere al posto di Dio. Quella frase significa io sono Dio. E questo è il falso ego che porta a pensare di essere così grandi. E poi, per chi ha questo tipo di visione, Krishna dice nella Bhagavad Gita, Mrityu Sarva Arascham, io vengo nella forma della morte. E voglio vedere al momento della morte se non verrà anche a lui da dire, oh mio Dio! Chi lo sa? Ma questa è la conoscenza Mayaya Parita Jnana, è la conoscenza rubata dall'illusione. Infatti una persona nell'illusione è convinta di essere ciò che non è e quindi nega la sua origine, come un figlio che ha litigato così tanto con i propri genitori che non vuol più sentirne parlare. Ci sono, c'è. O magari a ognuno di noi in certi momenti, quando ci hanno fatto arrabbiare, quando... Quindi uno vorrebbe avere qualsiasi altro genitore, ma non lui e non lei. C'è l'odio recondito verso i genitori, verso la propria origine, in ultima analisi. Allora, Narayana Paraveda. Qui abbiamo un altro tipo di conoscenza. È la conoscenza che emana direttamente dalla verità assoluta e ci fa conoscere la verità assoluta. E qual è la verità assoluta? Narayana. Vasudeva Paraveda, come avevamo citato l'altra volta, questi versi citati da Sutta Goswami ai saggi di Naimisharanya, Narayana Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramaka, come dice qui anche alla fine, Paramaka, è lo scopo ultimo, Narayana è lo scopo ultimo di tutti i sacrifici. Quindi anche qui vediamo il sacrificio che ognuno fa dovrebbe essere rivolto a Narayana. Perché? Perché i Veda dice Deva Narayana. Gaja. Deva Narayana Gaja. Perché i Deva sono solo sue parti e quindi svolgono alcune funzioni, ma non sono l'origine di ogni cosa. Ecco perché Narayana Paramaka, tutti i sacrifici devono essere rivolti a Narayana. Ma, come spiega la Bhagavad Gita, se una persona è piena di desideri materiali e vuole soddisfare questi desideri materiali, va dai Deva. O, come fa spesso l'esempio Srila Prabhupada, i comunisti, che andavano dalle masse, dal popolo, dicevano: ma perché adorate Dio? Voi pregate per il pane, ma Dio non vi dà il pane. Ecco qui i quintali di pane, arrivavano questi camion pieni di pane. Quindi, non c'è più Dio, allora adoriamo lo Stato che ci porta il pane. Ma anche lì è la stessa visione, cioè si nega l'origine e si va solo dove dalla persona che soddisfa i nostri desideri materiali. E questa è una visione infantile, come i bambini che pensano che il latte lo fabbricano le latterie, non hanno mai visto una mucca, non sanno neanche che sono le mucche che danno il latte. E così il materialista è così preso dai propri desideri materiali che pensa che siano i Deva in grado di soddisfare questi desideri. Di fatto lo sono, ma non capisce che i Deva sono solo delle parti che hanno la funzione di soddisfare il Deva Deva e l'origine di ogni cosa. Ecco perché qui Brahma dice, si rivolge ai Narayana Para, cioè alle persone
intelligenti, che usano l'intelligenza per andare all'origine di ogni cosa, e dice: indirizza bene i tuoi sforzi, i tuoi sacrifici, perché in una vita, quando diciamo che abbiamo 300-400 mila ore a disposizione, quanti libri puoi leggere? Anche se uno legge tanti libri, leggere un libro in 8 ore, ma non hai 8 miliardi di ore, ne hai 300 mila, ma poi dopo un po' ti viene sonno, dopo un po' hai problemi devi andare dal dottore, insomma non è che puoi stare. Quindi quanti libri, quanta conoscenza puoi accumulare in una vita? Non ti perdere nella conoscenza che porta solo a dei frutti temporanei, ma rivolgi la tua attenzione all'origine della conoscenza, che è Narayana, e ai Veda, che sono la conoscenza che permette di raggiungere Narayana. Quindi Narayana Paraveda significa questo. E Deva Narayana Gaja. Non perderti, come spiega la Bhagavad Gita, dicevamo, nell'adorazione degli esseri celesti, perché sembra che ti porti dei frutti, ma in realtà sono frutti temporanei che lasciano il tempo che trovano, e una volta che tu hai esaurito un po' dei desideri materiali, ti ritrovi più desideroso di prima e hai perso un sacco di tempo e hai perso di vista l'obiettivo ultimo. E perché? Perché Narayana Paraloka, perché il proprietario di tutti i loka, come dice ancora la Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Chi è il proprietario di tutti i pianeti? È Krishna, Narayana. Quindi se tu vuoi vivere bene sul pianeta dove stai, devi pagare il tuo tributo all'origine di tutti i loka, scusate, che è Narayana. E Narayana Paramaka. E come fare per pagare questo tributo? È molto semplice. Bisogna indirizzare i nostri sacrifici a Narayana. È semplice. Ma Narayana è molto esigente, molto più esigente degli esseri celesti. E quindi richiede un comportamento appropriato, richiede delle abitudini appropriate, richiede un sadhana, richiede una purificazione. E dice: vuoi adorare Narayana? Sì, allora devi seguire il Pancharatrika Vidhi. E quindi seguire tutto il metodo dato da Narada Muni. Vedete, Narada Muni ha ricevuto la conoscenza da Brahma, l'ha elaborata e ha estratto il Pancharatrika Vidhi, il Narada Pancharatra, dove noi, studiando tutto quello che facciamo noi nell'adorazione della divinità, è incluso nel Narada Pancharatra. Perché bisogna adorare Narayana. Quindi, come ha spiegato tante volte Srila Prabhupada, noi anche quando adoriamo Krishna, le divinità di Radha e Krishna, o come qui adoriamo Sri Jagannath, Baladeva, Shrimati Subhadra, in realtà noi ci stiamo rivolgendo a Lakshmi Narayana, perché il sadhaka non ha raggiunto una purificazione sufficiente e quindi non può andare direttamente da Krishna, ma deve rivolgere la sua adorazione a Lakshmi Narayana con un sentimento di venerazione. E quindi perché? Perché nell'adorazione a Krishna non c'è questo sentimento di venerazione. I gopa e le gopi non lo adorano come si adora a Vaikuntha, ma c'è un sentimento molto intimo, no? Attraverso Yoga Maya. E invece noi dobbiamo
purificarci e indirizzare la nostra adorazione seguendo le norme del Pancharatra, Narada Pancharatra, che è l'adorazione a Lakshmi e Narayana. Ecco perché bisogna avere questo spirito di rispetto e venerazione per la divinità. Quando entri nel tempio devi fare gli omaggi, quando sei davanti alle divinità non ti devi mettere a chiacchierare del più e del meno, perché la divinità richiede la tua attenzione, altrimenti commetti offese, e se commetti offese fai come i gamberi, un passo avanti e due indietro, e quindi non c'è una vera purificazione. E seguendo queste semplici norme, che poi sono le norme che noi seguiamo tutti i giorni, abbiamo la fortuna di seguire tutti i giorni, naturalmente c'è questo sviluppo della conoscenza, questo sviluppo della visione corretta di come stanno le cose, quindi uno e ce la mette lui la D davanti all'io. Ecco perché non è facile proseguire il cammino nella coscienza di Krishna, perché invece di mettere la croce sulla D, ce la devi mettere tu la D e riconoscere che tu sei particella del Supremo, e quello che pensavi di essere così grande e importante non è più così importante, perché c'è Krishna che è molto importante. E se uno non ha la forza e la determinazione per arrivare alla meta, rischia di perdersi e inciampare da qualche parte. E cos'è questo inciampare? È commettere offese. Quindi quando uno arriva al punto di commettere offese, significa che il suo falso ego sta predominando e non accetta di sottomettersi al Signore Supremo. E allora deve trovare un modo, e la via di uscita sono le offese. Al contrario, un devoto che non commette offese è un devoto che riconosce sempre, costantemente, la supremazia del Signore Supremo, riconosce la propria posizione in relazione al Signore Supremo e prosegue il suo viaggio di ritorno verso il mondo spirituale. Quindi, metodo semplice, ma nello stesso tempo non è facile trovare tutti i giorni la via giusta, o meglio, è facile se tutti i giorni ci manteniamo in allenamento nell'associazione dei devoti. Allora diventa anche facile, perché basta fare tutti i giorni le semplici cose che facciamo in un tempio, o che ogni griasta o che i devoti che vivono a casa propria, hanno trasformato la propria casa in un tempio, fanno regolarmente. Quindi basta alzarsi presto tutti i giorni, basta cantare con attenzione il Mahamantra, basta studiare un paio d'ore al giorno i libri di Srila Prabhupada, basta dedicare i nostri sacrifici a Krishna, e automaticamente noi ci manteniamo sempre in buona coscienza di Krishna. E quando arriva la tentazione, la tendenza, la spinta a commettere offese, abbiamo la cintura di sicurezza. Perché, cioè, quando vendono una macchina, te la vendono con le cinture di sicurezza. E non è che tu sali su una macchina e dici: perché avete messo le cinture? Uccello del malaugurio, cosa fai? Mi prometti un incidente, no? No, le mettono perché nelle statistiche hanno visto che su 100 macchine, almeno, che ne so, non so quali sono le statistiche, 20 o 30 si distruggono a causa di un incidente, e su 30 incidenti uno o due ci lasciano le penne. E quindi hanno però se uno guida bene, se uno guidasse benissimo, non ci sarebbe bisogno della cintura, ma
hanno visto che invece le cinture di sicurezza servono per salvare la vita. E così i Shastra ci danno le cinture di sicurezza. Quando arriva la spinta, la tendenza, la tentazione a commettere un'offesa, noi dobbiamo riferirci al Narada Pancharatra, che ci viene insegnato soprattutto all'inizio dai devoti, dai Vaishnava, che ci dicono fai così e non fare così. Rispetta il prasada, e poi però se devi servire prima ti devi lavare le mani e poi puoi toccare di nuovo le pentole per servire. Che fanatici! Non è fanatismo, a parte che è una questione di igiene, ma poi è una questione di rispetto verso quei contenitori che non contengono del cibo, ma contengono il prasada, che è il cibo sacro. E per cucinare il cibo nel modo adeguato e far sì che Narayana possa accettarlo, deve essere cucinato con attenzione, con purezza, con pulizia e con purezza. E se allora tu contamini una pentola, viene meno la purezza e Narayana, quel cibo lì, non lo accetta più. E quindi mandi in tilt tutto il sistema. E allora all'inizio veniamo educati dal maestro spirituale nelle cose più semplici. Poi scoppia un'epidemia e ti dicono lavati le mani 20 volte al giorno. Ma bisognava lavarsene anche prima dell'epidemia. Poi l'hanno scoperto, no? Quindi seguendo queste semplici regole noi arriviamo al punto di comprendere la nostra natura spirituale, i nostri sensi si purificano, la nostra vera identità viene alla luce, e quando sentiamo parlare di Narayana siamo in estasi, perché sappiamo che Narayana è il rifugio di tutti gli esseri, quindi noi basta che rivolgiamo la nostra attenzione a Narayana e siamo sempre protetti. Quando ci sentiamo soli, dobbiamo capire che non siamo in realtà soli, perché Krishna nella forma di Paramatma è nel cuore e ci accompagna. Quando perdiamo un po' il lume della ragione, quando perdiamo la visione spirituale, abbiamo il rifugio dei libri di Srila Prabhupada. E dopo un quarto d'ora che uno legge i libri di Srila Prabhupada, ritorna subito la coscienza di Krishna. È scientificamente provato. Chi prova lo capisce. Dopo mezz'ora ancora di più, e dopo un'ora c'è una soddisfazione pari a quella che c'è quando si prende il prasada. Fra pochi minuti andremo a prendere il prasada, e alla fine di un piatto di prasada ti senti soddisfatto sia fisicamente e anche psicologicamente. Così questa è Narayana Paraveda. E come dice Srila Prabhupada nel commento, i devoti Narayana Para evitano, sembra che noi snobbiamo la conoscenza. Dice, evitano di leggere tanti altri libri, ma leggono solo, in questo caso noi per l'80-90% leggiamo Srimad Bhagavatam, cioè Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita e i loro corollari. Ma con tutti i libri interessanti che ci sono in giro? Sì, ce ne sono in giro. Tutti quelli che ho letto mi sono serviti per arrivare a capire che Narayana Paraveda, che lo scopo è raggiungere Narayana. E per raggiungere Narayana, quelle poche ore che ho a disposizione, che potranno essere 7, 70, 700, 7000, 70.000, ma non 700.000, devo dedicarle tutte a coltivare la conoscenza che mi porta a raggiungere Narayana, perché se ci sono delle distrazioni, poi rischio di perdere quella parte così importante che mi serviva nel momento più delicato. È difficile, ecco perché noi non snobbiamo l'altra conoscenza, ma la trascendiamo. Perché? Perché nella conoscenza
nei Veda è compresa tutta la conoscenza e quindi noi ci sentiamo appagati perché tutto il resto è compreso, non perché viene escluso. Ma quando incontriamo qualcuno che studia, che coltiva la conoscenza, dobbiamo elogiarlo. Ah, bene, stai studiando ingegneria. Se ti ingegni bene, capirai che l'ingegnere supremo è Narayana. E se i frutti del tuo studio diventano lavoro e i frutti del tuo lavoro ne dedichi una parte a Narayana, Narayana Paramaka, capirai anche tu che l'ingegnere supremo di questo universo è Brahma, ma come dice Brahma oggi, Narayana Paraveda, Deva Narayana Angaja. È Narayana l'ingegnere di tutti gli ingegneri e Narayana è un'espansione di Krishna. Quindi tutto alla fine porta Sarvasya Chaham Riddhi Sannivishto Matta Smritir Gyanam Apohanam Cha Vedais Cha Sarvair Aham Veda Vedyo, dice Krishna nella Bhagavad Gita, di tutti i Veda lo scopo è quello di conoscermi. Quindi in ultima analisi l'adorazione di Narayana porta a conoscere Krishna. E se noi rivolgiamo la nostra attenzione a Krishna, ci sentiremo totalmente soddisfatti. Krishna in Kali Yuga, come poi concludo, viene nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu e qui dice Narayana Paramaka, Narayana è il beneficiario, deve essere il beneficiario di tutti i sacrifici. Quindi in Kali Yuga il sacrificio, yajantehi sumedasa, yajnai sankirtanai prayai, yajantehi sumedasa, il sacrificio per eccellenza del Kali Yuga si chiama Sankirtan Yajna, il canto collettivo dei santi nomi. Quindi quando noi cantiamo, anche alla sera facciamo un bhajan, a volte siamo in tanti, c'è cioè un bel bhajan più corposo, alle volte anche in tre o quattro, e non siamo neanche così bravi a suonare. Ma se cantiamo con devozione il mantra, Krishna ascolta quel mantra e dice: guarda come sono bravi questi devoti, mi glorificano, hanno capito qual è la loro origine. Quindi quando il devoto glorifica Krishna, Krishna cosa fa? Ricambia e glorifica il devoto. Dice: guarda che bravi i devoti. E allora il devoto dice: guarda com'è meraviglioso Krishna. E Krishna risponde dicendo: guarda come sono meravigliosi i devoti, che invece di perdersi nei meandri di un'infinita conoscenza, di un'infinità di desideri materiali e di un'infinità di stupidità che c'è in questo mondo, travestita di qualcos'altro, sono qui seduti e rivolgono la loro attenzione, la loro adorazione a me. Queste sono Yajantehi Sumedasa, sono le persone più intelligenti. E quando Krishna ti fa i complimenti, è fatta. Non senti la necessità di andare altrove, ma dove sei, sei in estasi. E quando incontri un cartello per strada di un ignorante presuntuoso, pensi con compassione: anch'io la pensavo così in un frangente della mia vita, ma ero proprio disperato e perso nell'universo. Ti auguro di ritrovare la strada verso la tua origine. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki, Jai. Concludiamo qui perché siamo in maratona del Sankirtan. Sankirtan Yajna, come ha detto Srila Prabhupada tante volte, significa distribuire la conoscenza trascendentale, perché è un modo di diffondere conoscenza, ma è anche un modo per impegnare tante persone al servizio di Krishna, Narayana Paramaka. Quindi in questo mese, dove c'è la possibilità di farlo, i devoti si concentrano per andare a distribuire i libri e
E quindi esortiamo tutti, anche gli amici che ci stanno seguendo via internet, magari prendetevi via internet una decina, una ventina di libri, anche un set di Srimad Bhagavatam, e prendeteveli, impegnate i vostri risparmi invece che per comprarvi il terzo maglione, un quarto paio di scarpe, per comprarvi il terzo. Tre libri in più, 30 libri in più da portare ai vostri amici e diffondere la coscienza di Krishna. Così partecipate a questo Sankirtan Yagya, a questa maratona, come la chiamiamo noi in tutto il mondo, per la soddisfazione del nostro fondatore Acharya, Srila Prabhupada, che ha basato sempre tutto sul canto del mantra e sulla distribuzione dei libri, sempre. Tutte le sue giornate erano per incoraggiare le persone a cantare Hare Krishna, a nutrirsi di prasadam e a leggere i suoi libri. Quindi se noi facciamo la stessa cosa, avremo sicuramente successo e saremo sempre benedetti dalla sua misericordia. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.